perché siamo in una fase delicata. Approviamo un bilancio e non il collegato, che discuteremo il 6, dal 6 al 10. Bilancio che tra l'altro obbliga noi come regione ad adempiere entro domenica mattina l'approvazione di questi articoli che riguardano la possibilità per la regione di accedere ai famosi 5 miliardi che lo Stato rende disponibili per dare una risposta ai grossi problemi di questa regione e agli 800.000 euro che è una rimessa che riguarda la sanità. Immaginate che da 3 anni i fornitori non vengono più pagati. Qui andiamo avanti con i 12esimi. Immaginate il problema che sta esplodendo in questa regione. I comuni, che se i comuni non dovessero nei prossimi giorni, nei prossimi 15 giorni, avere la disponibilità che lo Stato ci consente come liquidità, andrebbero tutti in default. Siamo veramente in una situazione di drammaticità. Credo che questo, il bilancio per vero, ci sarà a giugno nell'assestamento di bilancio, dove in quella realtà potremo rivedere tutti i capitoli e cominciare ad affrontare in maniera più seria i problemi che riguardano la sanità, i problemi che riguardano l'assistenza sociale, altro aspetto delicato, i problemi che riguardano il rilancio della produttività, perché iniziamo adesso con il pagamento dei debiti arretrati. Le aziende falliscono, le aziende dei trasporti non vengono pagate ormai da 1 anno, 2 anni, sono tutti in grossa difficoltà, rischiamo di avere migliaia di lavoratori a spasso. Credo che non ricerchiamo le responsabilità, diamo però una risposta di efficienza e di praticità e devo dire che questo assessore al bilancio lo devo riconoscere, che è un direttore generale del Ministero, credo lavorasse con Monorchio, gli riconosco un grosso merito, una sensibilità e un'attenzione e una disponibilità a vivere quotidianamente con noi questo aspetto delicato che è l'approvazione del bilancio, l'approvazione del collegato il 6 e poi a giugno l'assestamento. Avremo 2 mesi di grosso impegno politico. Questo aspetta la cittadinanza, alla cittadinanza come giunta di centro-sinistra vogliamo dare una risposta positiva in merito al rilancio dell'economia. Sul collegato tra l'altro stiamo tutti preparando a dare delle risposte, tanto voi sapete che abbiamo tagliato quell'aspetto che nell'altra legislatura tutti annunciavano di voler rinunciare a quello che lo chiamavano in modo irregolare, che era una pensione, che i famosi 3.500 euro al mese dopo una legislatura esentasse, esteso anche alla consorte. Immaginate questo che grida vendetta nell'opinione pubblica, perché non è possibile che i cittadini vadano in pensione dopo i 65 anni, che debbano maturare anni di impegno e di versamento, e un consigliere regionale, come un senatore, un parlamentare, un consigliere regionale dopo 5 anni. E quelli che ci hanno preceduto non possiamo revocare questo beneficio, stanno tutti prendendo questa pensione. Io ritengo che, anzi mi auguravo che i consiglieri che ci hanno preceduto avessero mantenuto l'impegno di rinunciare almeno loro, non quelli degli anni passati, a questo beneficio. Abbiamo rinunciato alle macchine, stiamo tagliando i fondi dappertutto. Nell'allegato vogliamo dare testimonianza di come questa regione, questa amministrazione voglia dare una risposta alla conferenza Stato-Regione. Credo che sia fondamentale, guardate, che noi si arrivi a significare un riavvicinamento alla vita quotidiana dei cittadini. I cittadini si aspettano questo, stanno pagando sacrifici. Rilanciamo l'economia, rilanciamo il lavoro. La gente, se miglioriamo la qualità della vita, ci riconoscerà un merito di aver capito la drammaticità del momento. Questo ci auguriamo tutti. È stata una riunione alla fine propositiva, perché in fondo si tratta di rilanciare un problema così delicato. Zingaretti ha chiesto che il prefetto intervenga sospendendo gli sfratti, perché siamo in un momento di emergenza. Gli sfratti si susseguono, la gente ha difficoltà a pagare i fitti o l'affitto, ma c'è un altro aspetto delicato. Noi dobbiamo, io lo posi nella prima riunione con l'housing sociale, dobbiamo dare
contributi alle aspettative della gente, della povera gente, permettendo che possano accedere a, non solo alle case popolari, ma anche ad affitti che con il contributo della regione debbono essere contenuti come prezzo mensile. Guardate, l'housing sociale che viene permette a costruttori di avere contributi dalla regione e permette di avere aree a prezzi accessibili. Questi contributi debbono permettere che il cittadino, i giovani e gli anziani possano avere una casa di due camere a non più di 350 euro al mese e una di un salone di due camere a 4,50. Questo per ritornare ad applicare quello che era un vecchio criterio di questo paese democratico, che l'affitto di un appartamento non doveva superare un terzo dello stipendio. Lo stipendio medio è 1.100, parlo di chi lavora, è 1.100, immaginiamo i pensionati che hanno pensioni di 500-700 euro, se non gli diamo la possibilità di sopravvivenza perdono la fiducia nei confronti delle istituzioni. Ed ecco i fenomeni di protesta, lo dicevo l'altro giorno, i grillini cavalcano la protesta, ma le responsabilità di questa protesta siamo noi, se non diamo risposte immediate alle attese dei cittadini.